Un cordiale saluto dal Palagrotta, vedete le immagini del pubblico nel riscaldamento di questa che è la prima giornata di ritorno della Pool A di seconda fase della Serie 2 Nipolsai 2017-2018 di fronte alla Videx Grottazzolina opposta a Caloni e Agnelli Bergamo. Videx in cerca di riscossa dopo un avvio di Pool A non felicissimo, all'andata terminò con la vittoria della Caloni e Agnelli Bergamo. Minuto di silenzio per Davide Astori, in apertura tutti i campi del CONI e degli sport italiani si sono fermati per ricordare lo sfortunato ragazzo. Si comincia subito col primo attacco dal centro, vincente per Valsecchi, 1-0 per Bergamo. Bergamo che parte subito bene in questo primo parziale, prova a rispondere la Videx con Morelli. Da quest'altra parte l'appoggio, l'alzata di Jovanovic dietro per il colpo mancino di Hogendorn che vale il 22-14 e 23-15. Bergamo che continua la sua marcia in questo primo parziale più tonica rispetto ai grottesi. Adesso Riccardo Vecchi non riesce a mettere il pallone a terra, la risposta da quest'altra parte con l'attacco di Bergamo, la contro risposta in attacco di Riccardo Vecchi, 16° punto per la Videx. Videx che prova a rifarsi sotto ma è troppo tardi, 20-24. Palla set per Bergamo, ancora con Hogendorn nel suo money out, 25-20, 1-0 Bergamo. Si va al cambio di campo su questa situazione e dunque Videx subito in salita la prestazione. Adesso proverà a scuotersi nel secondo parziale magari proprio con Riccardo Vecchi da posto 4, realizza lui il primo punto. Parte bene Grotta in questo secondo set, 8-5 avanti per gli uomini di Ortensi. Prova a tenere come può Jacopo Brandi col piede su questo attacco dal centro ma non riesce, ancora con un Valsecchi inarrestabile in prima linea. Questa parte check apre dietro per Michele Morelli, la difesa e la tiene la Caloni che poi va a contrattaccare da quest'altra parte sempre da posto 2. Il tocco sotto poi di Riccardo Vecchi da seconda linea, ancora dal centro il muro di Federico Fiori, l'urlo di Grotta per Fiori, 24-20. Grotta che risponde a Bergamo, ancora l'alzata sulla ricezione non perfetta della Videx, il money out di Michele Morelli vale l'1-1, 25-20 la risposta della Videx è la stessa di Bergamo del primo set, 25-20 Bergamo, 25-20 Videx nel secondo. Si va al terzo, si cerca adesso di tenere subito l'inerzia del gioco, una serie di difese da una parte e dall'altra, imprecisioni in attacco, alla fine sbaglia Bergamo, 1-0 Videx in apertura di terzo parziale. È più combattuto questo set, palla su palla, punto su punto. Adesso Jack De Fabrizis prova lui a giocare sulle mani alte, c'è la difesa alla copertura da quest'altra parte. Hogendorn col suo diagonale passa l'attaccante olandese e mette a terra un pallone importante, 16-14 per Grotta, risponde De Fabrizis, tiene come può la difesa di Bergamo, ancora check, ancora per De Fabrizis, palla a terra, palla dentro al campo, palla valida, 17-14, 24-23 Grotta che poi va avanti 2-1 sull'errore a servizio. Grottazzolina conduce i giochi 2-1, quarto set, si accende la sfida. Ancora Cecca, filo rete, tocco di seconda, palla a terra per Nicola Ceccato, il primo punto del quarto parziale. Bergamo però scava un solco da servizio dopo il cambio palla irraggiungibile per la Videx, 13-3, addirittura più 10 già in avvio. La Videx spegne un po' le luci del gioco in questa fase, in questo quarto parziale, ed ancora servizio per Pierotti che picchia fortissimo da quest'altra parte, prova ad attaccare in qualche modo Riccardo Vecchi, trova il punto, entra, c'è spazio anche per Giulio Romagnoli sul finire del parziale. Giulio entra per dare manforte, così come anche Francesco Pison che alza questa pipe, ma c'è l'errore Videx, 25-16 Bergamo, pareggia i conti, si va sul 2-2 e sarà dunque tie break per decidere chi vincerà la sfida. Check riapre per Riccardo Vecchi, ritorna in campo la diagonale titolare, ritorna in campo anche Federico Fiori dopo che coach Ortensi aveva dato spazio alla panchina nella seconda fase del quarto parziale, ed è grande equilibrio adesso, situazione di 9-8, 10-8 qui Bergamo,
su questo money out. Bergamo che prova adesso a tenere, a fare tesoro di questo break conquistato. 12-11 il muro su Riccardo Vecchi, sancisce il 13-11 Bergamo. È proprio Carminati a muro a mettere le mani, ancora Jovanovic dal servizio sul 14-11 palla match. Da questa parte Michele Morelli, murato ancora dal centro e dunque Bergamo passa 3-2 al tie break. Viene alla distanza fuori la squadra di coach Graziosi, la Videx ci ha provato fino all'ultimo ma è ancora una sconfitta, ancora al tie break come nell'ultimo turno in casa contro Spoleto. Avrà ancora delle partite la Videx per provare a rifarsi, per provare a cercare la sua prima vittoria nella Pool A.